Numeri record sono stati registrati ad Alghero durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna. 3.300 gli iscritti agli appuntamenti B2B con buyer e seller provenienti dalla penisola e da alcuni paesi europei ed extraeuropei. Numerosi gli interventi di illustri ospiti e importanti relatori per approfondire e analizzare le tematiche più importanti sul turismo attivo della Sardegna, dal ruolo dei dati nello sviluppo del turismo attivo, passando per le skills e per la qualificazione professionale del turismo attivo, fino a focus sul turismo nautico, sull'escursionismo e sul turismo accessibile. La destinazione Sardegna viene vista per lo più, soprattutto all'estero, come una destinazione per il turismo balneare. Promuovere il turismo attivo vuol dire indirizzare ai target di riferimento contenuti mirati e di valore che facciano percepire qual è l'esperienza che ogni appassionato di turismo attivo può vivere in Sardegna. Quello che vediamo nel confronto ormai pluridecennale che abbiamo con il mercato internazionale è che c'è una continua crescita e, a differenza di quanto si poteva dire fino a qualche anno fa, abbiamo la conferma di essere entrati nello scenario internazionale, ovvero tutti i più grandi operatori del turismo attivo hanno la destinazione Sardegna come cicloturismo nel proprio catalogo. Questo noi lo riscontriamo nelle collaborazioni che abbiamo a livello lavorativo e soprattutto con l'incontro con gli ospiti, che è sempre maggiore e sempre di maggior qualità.